Ehi, bentornati. Ho il tempo di fare questo reaction? No, no, perché tra poco devo andare a lavoro. Ma cosa faccio? Vado a lavorare sapendo che è uscita una canzone all'improvviso di Rosina senza ascoltarmela. Ma non si può, anche le campane mi danno comunque ragione. Tra l'altro, non una canzone di Rosina così, una canzone di Rosina con Bruno Mars. Ok, tra l'altro ci avevano già dato una specie di teaser di questa canzone tramite dei post su Instagram, commenti. Sì, c'era qualcosa che puzzava e ecco qua la puzza da dove viene. Tra l'altro l'ha annunciato ieri 17 ottobre e oggi è il 18 ottobre, quindi proprio papam, così da un momento all'altro. Credo nemmeno 24, sì, no, no, meno di 24 ore dall'uscita. E niente, non ci perdiamo qua in chiacchiere, non ho idea di cosa aspettarmi, anche perché Rosina ha fatto un po' di tutto. E ho visto che però è tanto rosa la copertina. Quindi l'inizio è in coreano. Rosina nella sua Avril Lavigne era? Mi state dicendo questo? Tra l'altro la base non solo mi ricorda Avril Lavigne, ma ricorda anche un po', non dico i suoni, sto dicendo il mood, sto dicendo lo stile, sto dicendo il concept, mi ricorda anche un po' Shake It Off di Taylor Swift. Vediamo, vediamo. Io non era questo che mi aspettavo, però non è una cosa negativa. Cioè, sono confusa! Oh, ok. E riguardiamo l'inizio. Ah, paci, pacia! E soprattutto non mi immaginavo un inizio coreano, ok? Che sta dicendo tipo la roba sul gioco, eccetera, eccetera. Non c'entra magari nulla con le lyrics, però, ok. Bene, so già una parte della coreografia. Team Pop Rock. Uscita direttamente da Camp Rock, eccola. Sta piacendo tantissimo. Scusatemi. Ah, pazze, pazze, ah, pazze, pazze. Ah, pazze, pazze, ah, pazze, pazze, ah, pazze, pazze. Dai, non poteva mancare Bruno Mars così a spaccare tutto, adoro! Sentite comunque che voce, mamma mia, adoro tutto. Ora sono veramente tentata. Ah, pazze, pazze. Sentite la variante? La canzone rispetto a prima si è arricchita. Prima il ah, pazze, pazze non aveva la base, era praticamente come, quasi come se fosse vuota. Invece qua è andata ad arricchirsi della base che c'è anche nel pre-chorus che sta cantando Bruno Mars. È fantastica, fantastica. Sentite? Tum, 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 tum. Mamma mia, quanto è cute! Sono anche vestita di Rosina perfetto. Abbiamo bisogno di un microfono finto, va bene? È un deodorante, eh? Adoro, sentite insieme le loro voci!
Ah, pazze, pazze, ah, pazze, pazze, ah, pazze, pazze, ah. Ah, pazze, pazze, 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 ah, adoro! Raga, ma io, cioè, ma wow! Adoro, sto, guarda che sfondo tutto! Ma, cioè, allora, Rosina! Molto meglio di quello che credessi! Io, scusatemi, ognuno ha i suoi gusti, io sto esplodendo per questa cosa qua. Adoro, 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 adoro! E vi faccio vedere l'unico modo in cui vi potete ascoltare questa canzone sperando di non schioppare. Ok, sono le 8:23 del mattino e Rosina mi ha causato tutto questo. Ma io cosa posso dire di questa canzone? Cioè, dove la riprendo, la credibilità, l'obiettività? Mi piace tantissimo, mi piace tantissimo. Rischietto di spaccarmi l'osso del collo su un panchettino, quindi ok. Voglio sapere a questo punto la vostra opinione, tra l'altro con chitarra e tutto. Era la cosina più adorabile del mondo. La voce di Bruno Mars spacca sempre, le loro voci insieme spaccano sempre. Io ora me la riascolto 100 volte, tra mantra, aiuto, e apatì, e... cioè, questo mese, che mese. Spero che questo video vi sia piaciuto, sto già morendo. Fatemi, mi raccomando, sapere cosa ne pensate, ci vediamo nel prossimo video, ciao!